Chitarrista, ti è mai successo questo? Non ti preoccupare, ti spiego come risolvere questo problema in 30 secondi e senza usare questo aggeggio. Ti basta prendere la tua chitarra, uscire di corsa dallo studio dove di solito suoni, recarti fino al più vicino bidone della spazzatura e adesso si compra un'altra chitarra.